Parlano ancora di emergenza come se il Covid ci avesse colpito 4 settimane fa, 5, 6 al massimo. In realtà non è emergenza. Noi siamo in una situazione conclamata da un anno e ancora non abbiamo visto una via di uscita, forse non ce ne sarà per tanto tempo. Ma come vi ho spesso detto, bisogna combatterlo cercando di convivere con questo virus perché ovviamente non sparirà domani mattina. E quindi è necessario che tutti quanti abbiano la possibilità di poter sopravvivere attraverso anche una riapertura totale delle imprese lavorative e con una diminuzione delle restrizioni della libertà personale per ognuno di noi. Ne parliamo in questo video perché mi avete chiesto un aggiornamento su quando le palestre potranno tornare ad essere aperte e soprattutto su dove è possibile fare attività sportiva. Nell'attesa, poi voglio un vostro commento al riguardo su come la pensate su questa situazione attuale. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono Gio Metrano, siete sul canale YouTube Soluzione Gio Fitness. Si parla di nuove aperture, fine aprile, inizio maggio. La data ancora non è certa perché sono tutte ipotesi che sono lì al vaglio. Il Comitato Tecnico Scientifico ovviamente ci rema sempre contro perché ancora è lì che è dubbioso. Detto questo, molto probabilmente le regole delle riaperture delle palestre sono più o meno le stesse, che abbiamo visto in passato e quindi un numero contingentato ovviamente di persone, molto probabilmente si partirà con l'apertura solo della sala attrezzi, quindi con un lavoro individuale, non quello dei gruppi purtroppo. Sicuramente non si potrà fare la doccia, ovviamente mascherina durante l'allenamento, igienizzazione prima e dopo gli attrezzi utilizzati, comprarsi un tappetino e portarselo da casa, scarpe pulite, solite cose. Ma l'unico viatico per far sì che queste riaperture siano definitive, ma non solo, io non parlo soltanto di palestre, ma parlo anche di ristorazione, di bar, cinema, teatri, sono le vaccinazioni. Cioè il piano vaccinale dovrebbe essere fatto con più velocità, con più certezze, dei punti fermi. In realtà non è così perché dal punto di vista della comunicazione stanno presentando veramente uno scempio ai nostri occhi, al punto che la maggior parte delle persone ormai non crede più in alcuni vaccini. Voglio fare nomi, ma li conosciamo, a me non interessa polemizzare da questo punto di vista, ognuno fa quello che crede, se ritiene necessario vaccinarsi lo faccia, se è obbligato a vaccinarsi sarebbe uno scandalo, ma bisogna accettare questa scelta. Le palestre sono al vaglio, quindi finalmente qualcuno ne sta parlando, però probabilmente dovrebbero essere l'ultime, insieme alle piscine, ad aprire. Purtroppo sono state tra le prime a essere chiuse e le ultime ad aprire. Si parla di una data intorno al 20-26 aprile. Io voglio essere più realista e quindi immagino intorno ai primi di maggio, ma come tra l'altro è stato anche in passato. Certamente mi aspetto da parte dello Stato un occhio di riguardo su tutti i fronti. Voi sapete che in questi giorni c'è una serie di manifestazioni a Roma e ovviamente i politici hanno evidenziato soltanto l'aspetto violento e si è cercato di sdrammatizzare o quantomeno di sottolineare meno l'aspetto del dramma, cioè della rivolta popolare, perché ormai la gente non ce la fa più a tenere gli esercizi commerciali chiusi e si cerca di dire: stiamo pensando a nuovi ristori, che tra l'altro i ristori, ragazzi, l'ho detto sempre, sono elemosina, che rappresentano nemmeno il 5% del fatturato di un'azienda. Il 30% delle palestre purtroppo non aprirà più, il 20% però ha deciso di aprire lo stesso per la campagna Io apro, e quindi vanno contro le leggi dello Stato. Accettano anche di ricevere le 400 euro di multe, ma ovviamente tutti lo contesteranno, perché sappiamo che nella maggior parte dei casi c'è una vittoria, i giudici danno ragione a questi lavoratori costretti a rimanere chiusi ma senza aiuti dello Stato, o quantomeno degli aiuti talmente ridicoli da spingere poi queste persone per bene in piazza a protestare contro le istituzioni.
che le palestre più grandi, queste multinazionali, hanno deciso di aprire all'aperto con delle tensio strutture che sono costate tantissimi soldi, si parla addirittura di 20-30 mila euro, e hanno dovuto nuovamente chiudere, ora forse riapriranno. La cosa che diciamo ci è rimasta in questo periodo è il fatto di potersi allenare all'aperto, però attenzione, se sei in zona rossa lo puoi fare, ma in maniera individuale, senza un coach, perché magari puoi essere tacciato di fare un allenamento di gruppo. La maggior parte dei provvedimenti presi in questo periodo sono dei provvedimenti che non hanno nessun senso, cioè ti puoi allenare all'aperto ma non con tre amici, anche se distanziati, però puoi andare nel pullman, non devi attraversare la tua regione, è pericoloso. Ma sì, l'aereo però lo puoi prendere, cioè tu puoi andare in Francia, cioè puoi andare in Germania, torni, ti fai solo 5 giorni di quarantena, però se per caso sei stato a contatto con un potenziale positivo in Italia, ti devi fare 15 giorni di quarantena e si cerca di indirizzare la barca cercando di accontentare un po' tutti, poi ci sono alcune categorie che hanno messo proprio da parte, come la palestra, i ristoranti, il cinema, il teatro, che si sono stati dimenticati totalmente. Detto questo, sappiamo che tutte le misure restrittive sono servite a pochissimo. Lockdown fatto in questo modo barbaro non serve a nulla, ma non sono io a dirlo, sono i numeri. E a questo punto hanno ragione tutti coloro che protestano dicendo non siamo lavoratori di serie B, o chiudiamo tutto, ma proprio tutto, o tutti devono tornare ad essere lavoratori effettivi. Anche perché poi questi ristori che hanno detto essere ristori, ora li chiamano diversamente, arrivano in ritardo quando sono arrivati, neanche nella loro totalità, per qualcuno è arrivato dopo 6-7 mesi e nel frattempo come si campa? Andando a rubare, cioè cercando di chiedere dei prestiti che nessuno poi ti darà, poi questo ce lo dirà lo Stato quando magari vede delle manifestazioni un po' troppo veementi, perché è facile dire no alla violenza. Anch'io ovviamente sono contro la violenza, detesto tutti quelli che cercano di prevaricare attraverso l'abuso della forza, però è anche vero che stare seduti al tavolo col portafoglio pieno e il piatto pronto è molto più semplice criticare quando si vede in televisione chi invece non lavora da un anno. In definitiva diciamo che possiamo uscire da questa situazione soltanto attraverso un piano vaccinale di massa e una cultura generale da parte dei soggetti che indossano la mascherina, mantengono la distanza, non vanno nei negozi super affollati e cercano di mantenere quel minimo di regole che fanno sì che non si propaghi più velocemente rispetto al normale questo Covid. Quindi occhio, le istituzioni hanno le loro colpe perché sono molto approssimativi in quello che fanno, dicono tutto il contrario di tutto, fanno il vaccino per gli ultra settantenni e poi dicono che è possibile utilizzarlo anche a 30 anni, non ci sono i vaccini per i ragazzi, no, chiudono le scuole ma poi dicono che è importante, insomma c'è molta confusione. Anche noi dovremmo fare la nostra parte nel rispettare delle regole che lo Stato ci impone, anche se la maggior parte di queste sono antidemocratiche, anticostituzionali, sono restrittive della libertà personale. Per adesso speriamo che a maggio si possa ripartire almeno piano piano e poi carburare, ingranare sempre più per poi ripartire a settembre, se, sperando di non richiudere nuovamente a ottobre. Invito a scrivermi a geofitness910@gmail.com se volete delle info circa i programmi personalizzati e a distanza, o se volete suggerirmi dei temi, o se magari volete dirmi qualcosa che ancora non so, lasciatemi commenti, la vostra esperienza in merito, se avete subito dei danni o se magari siete degli utenti delusi. Ci vedremo al prossimo video di aggiornamento, ma restate sempre su questo canale perché sapete che qui trovate tantissimi video di allenamenti, di curiosità, consigli tecnici, tutorial e chi più ne ha, più ne metta. Ciao ragazzi!